Io non ce la posso fare. Svolta a destra e prendi via Cesare Beccaria. Buongiorno, si vede dal mattino. Non mi sembra il caso di andare da qualche parte. È giorno 5 e io sono quasi pronta per partire. Ho fatto lo shampoo, l'ho asciugati al sole, sono rimasta un quarto d'ora. Avevo messo soltanto la protezione sul viso perché è una crema che mi è arrivata da poco, è una crema coreana, è fighissima. Ma a settembre c'è un sole che spacca le pietre, è fortissimo. Ho fatto la valigia, vi faccio vedere un pochettino che cosa sto portando. Questo è un trolley che ho comprato su un sito che si chiama MAC Shopping ed è troppo carino, c'era anche nero e blu. Ecco qua, ovviamente qua pigiama, intimo, e ci devo ancora mettere il beauty. Qua ragazzi ho provato un life hack, cioè non proprio inventato da me, ma più che altro ho visto in mille negozi. Qua dentro c'è una carpetta e poi in caso ve lo pubblico tra gli shorts vi faccio vedere com'è venuto. E ho messo la camicia così in maniera da non farla stropicciare, vediamo se dura. Poi ho portato diversi vestitini e questi qua per poterli indossare ragazzi ho provato ieri il Babs Tape e mi è piaciuto tantissimo, quindi me lo porto. Poi abbiamo vestito blu, vestito nero, pantalone, questa che è la borsetta che ho comprato a Sorrento, troppo carina, scarpe, niente, diciamo che non sto esagerando, alla fine sono solo 4 giorni. Questa camicia logicamente serve per il lavoro che devo andare a fare, quindi ci sarà una camicia, vediamo se riuscite a indovinare da questo indizio. Quindi faccio una selezione del make-up, lo metto qua sul tavolo e ve lo faccio vedere. Allora, scusate l'aspetto ma sono un po' di fretta. E questo è il mio beauty da viaggio, che è una figata. L'ho comprato su Amazon e praticamente è così una busta che si apre e poi si va appendendo nei vari bagni, visto che non c'è mai dove mettere le cose. E ancora c'è qualcosa del vecchio viaggio, dato che sapevo che dovevo partire. Allora, qua c'è tutto quello che mi devo portare. Cominciamo con le cose per la detergenza. Qua c'è lo shampoo. Dentifricio purtroppo non è Colgate, ma come sapete io non punto alla conquista dell'universo. Un pettine a denti larghi, profumo, e questo è un campioncino di bagno schiuma, prodotto di Grow Gorgeous per i capelli, Olaplex numero 3, burro cacao, però questo va con il make up. Ci ho messo tutti i fermagli elastici, ma contorno occhi, questa è piccolina ed è di Pavaglione, pennelli per il make up, e questa mini spugnetta. Ovviamente porterò il mio Aliver, sto scherzando, non vedo l'ora di farlo volare dalla finestra. Poi BB cream, questo che è uno stick multiuso, correttore di Inglot, stick per fare il contouring, eyeliner, penna per sopracciglia, 2 tinte labbra, base per ombretto e 2 ombretti scusi, bronzer, il Kajal, senza scatola Kajal, matita e questa cipria criminante molto piccola e sottile, burro cacao, per fare le lenticchie. Uno, avevo dimenticato più cose del previsto, come ad esempio il mio mascara, questo siero viso alla vitamina C. Va in valigia. Ho lasciato lo spazio apposito per lui e lo chiudiamo. Fatto. La valigia poi non è stracolma e ci sono riuscita. Si parte, sto per andare a prendere Filippo con la mia valigia, il mio computer e la borsetta. Io sono uscita con la pinza in testa, va bene. Gaia, cominciamo molto bene. Saliti sull'aereo e voglio fare i miei complimenti a Ita Airways perché sono riusciti a essere peggiori di Ryanair. Non pensavo fosse possibile, ma ci sono riusciti. Ottimo. E già il volo aveva 30 minuti di ritardo, dovevamo partire a 55, sono le 16:10 e ancora siamo qua e la gente che posa le cose. Complimenti veramente. Siamo a cena. Hola, amiche. C'è l'amico che è truccata, c'è veramente. Io faccio così anche. Lo so, aspetta, fai rivedere. Io le avevo simili il mese scorso, però senza le applicazioni qua. Io le ho viste su Instagram e le ho fatte copiare a una mia amica. Vabbè, si comincia così. Oh, poi c'è Filippo, siamo da Miscusi. E Gaia è arrivata in ritardo. E io sono arrivata in ritardo per tanti milioni di motivi. Perché il volo, come ben sapete, è ritardato e non ho avuto nemmeno il tempo di truccarmi, che ho un velo di eyeliner rossetto. Ma tu hai una pelle pazzesca, quindi ti è anche struccata. Nonostante oggi avessi la protezione 50, sono qua. Vabbè, ma io solo non ne prendo mai. A parte che poi non sei neanche scura, mi fa ridere qua. Io sono abbronzatissima in questo momento, cioè veramente, io sono tipo leggermente colorata. E te lo dico io che sono pallido. Però dai, guarda qua. Dai, per me, io sono del tuo colore praticamente.
Comunque ora mangiamo qualcosina. Siamo da Mi Scusi. Mi fa sempre ridere dire questo nome. Allora, queste sono trofie di pistacchio, allora, e pomodorini. Siamo venuti da Mi Scusi qua alla stazione centrale. Finalmente vi posso. Queste sono paccheri, pomodoro e stracciatella. E Nicola stessa cosa, però col pistacchio. Sono arrivati anche i dolcini. Io ci sono rimasta malissimo perché non avevano né i gamberi per la pasta né la torta si chiamava Tenerino. Però ho preso un salame di cioccolato. Vediamo se è buono. Un Toblerone che ci ha creduto troppo poco. Questo non lo so, sarà stato l'effetto della pasta, dei troppi carboidrati, del dolce. Ci siamo messi a fare TikTok alla stazione centrale. È una cosa imbarazzante. Abbiamo provato a fare i trend, quelli di dancing, ma atroce. Avete preso anche due balene, noi due. Le due balene sono meglio. Ma anche io la possono chiamare Alessia Lanza da domani. Nei poveri. Potete anche poi non seguirmi più. Esatto. Siete autorizzati. Sono un po' cringe. Ora riaccompagno Nicolas. Niente, ci riusciamo. Molto bene. No, raga, io non il ce la disagio. Posso fare. Ma perché è sempre così disagiante quando ci siamo noi due? No, fatemi respirare, sto diventando color bustel. Imitando, pur non capendo che effettivamente è il nostro lavoro. No, ragazzi, che zia Gaia ha 400.000 follower. Questo sto piangendo. Amiche, ci vediamo al prossimo video. Così io che la chiudo qua. Ci vediamo al prossimo video. Vi faremo video. Sapere se ci sono risposte. L'indomani, ragazzi, si comincia con una buona dose di disagio perché è saltata la corrente in tutto l'albergo. A momenti tornava, ma era impossibile fare qualsiasi cosa. Qua eravamo con le torce e poi niente, ci siamo dovuti arrangiare, ma un disagio. Dopo la colazione ritorniamo in stanza, per precauzione salgo a piedi perché si sa mai esattamente su un ascensore. Mezza giornata bloccata lì. Nonostante le difficoltà siamo usciti dall'albergo. Ovviamente siamo in ritardo, ma immaginatevi, lavarsi al buio, truccarsi al buio, soltanto con la luce che arrivava da una finestra. Quindi spero che entrambi i lati siano uguali, ma già forse mi vedo questo un po' più scuro, quindi dovrò fare qualche ritocco. E siamo per strada per andare nel posto in cui dobbiamo andare, che esattamente lo scoprirete meglio la prossima volta, quando vi dirò qual è questo lavoro, questa cosa a cui sto lavorando. E ovviamente vedrete qualche piccola anteprima, così cercherete di capire anche voi. Il rossetto lo metto dopo, ho fatto questo trucco, com'è? Occhi, cioè, col buio. Credo che dobbiamo andare. Che mattinata, ragazzi. Buongiorno, si vede dal mattino. Non mi sembra il caso di andare da qualche parte. E finalmente siamo giunti al luogo del lavoro. Questo è un posto stupendo dove abbiamo fatto diverse cose. Qua vi faccio vedere delle anteprime. Non ero da sola, ma eravamo un team. Guardate bene e scrivete nei commenti a che cosa stiamo lavorando. Io non vedo l'ora, ero emozionatissima di farvi sapere tutto. È stato davvero un duro lavoro, è durato tantissimo, ma mi sono divertita e impegnata tanto per voi. Tra l'altro è una cosa che spesso mi avete chiesto, quindi guardate bene e cercate di indovinare. È sera, siamo usciti dalla zona verso le 6, abbiamo finito, stanchi, morti, siamo andati in albergo, ci siamo distesi e adesso ci siamo preparati. Io ho messo questo vestito che ho preso su Shein prima delle vacanze, tipo a luglio, fine luglio, inizio agosto, con il reggiseno di Babs Tape, che avete probabilmente già visto, e come vedete è una bomba, è fantastico. Adesso stiamo andando, cioè guardate la borsa, vi prego, come si è incastrata. No, non mi aiutare, grazie. Stiamo andando in centro perché andiamo a mangiare in un localino che ha prenotato Filippo. Ti aggiorniamo tra pochissimo, tra pochissimo. Da qui al centro sono circa 20 minuti. Volete sapere la novità? Ci sono fulmini 7. So, avrei dovuto guardare le previsioni, ma non l'ho fatto. Ragazzi, quando vi chiedete se il mascara di senza trucco è resistente all'acqua, chiedetemi, credetemi, me ne sto prendendo a secchiate. Secchiate. No, vabbè, questa giornata no, proprio. Come di là?
devo aspettare un attimo, Fili, perché non mi sembra il caso di andare da qualche parte. Cioè, veramente. Veramente. Che si sono asciugati i capelli anche se non benissimo. Siamo finalmente al ristorante con la verità. Ciao! Che hai provocato tu la tempesta, sì, perché vuoi rendere il tuo vlog più dinamico. Esatto. Imprevisto. Colpa mia. È Fabio che è una lampada in questo momento, ora si vede? Accendo. Sì, vedevo solo la Filippo. E abbiamo preso delle pizze perché c'è solo questa a quest'ora, visto che anche in questo momento siamo in ritardo. È la mia. Questa è quella di Adri. Fabio. Ciao! E questo è il posto. Molto carino. Sì. Svolta a destra e prendi via Cesare Beccaria. Non c'è più niente, è chiuso tutto. E anche Adriano e Fabio sono sconvolti perché... Sì, cioè di solito tutti i locali dove andiamo sono sempre aperti. Ma stasera no, sono chiusi. E questa è la situazione. Vaghiamo in cerca di un gelato. Un gelato, un drink, qualsiasi cosa. Dateci qualcosa da mangiare. Sono solo negozi chiusi. Abbiamo lasciato i ragazzi, siamo in zona Porta Venezia. Abbiamo preso una cosa da bere. Tutto chiuso oggi, ragazzi, tutto chiuso, la pioggia, il disagio. Adesso torniamo in albergo. È stato molto carino. Ti è piaciuto, Filippo? Soprattutto la pioggia all'improvviso. Soprattutto spingere il motorino con Fabio. Sappi che vi abbiamo ripreso. Adesso andiamo a nanna, che sono veramente, veramente distrutta. Dopo questa magnifica giornata. Però non ce la ricordare. Non ce la possiamo dimenticare. No, come fai? Impossibile. Buon pomeriggio! Oggi abbiamo deciso di fare una puntatina a Como perché tra poco ripartiamo, ma il volo è tardissimo, quindi non sapendo che fare siamo venuti qua. Io non ricordo se ero mai stato a Como, forse no. Tu ci sei mai stato a Como? Mai stato. E quindi abbiamo detto vabbè, facciamo una passeggiata. Siamo in questa piazzetta che non so come si chiama. Ora andiamo a vedere il Duomo, la chiesa, insomma quello che c'è lì. Mi giro a favore di luce. E poi una passeggiatina lungo lago e si ritorna a casa. Arriveremo tardissimo. Ho fatto tipo un'acconciatura, qualcosa del genere. Molto semplice, ma... E poi ho messo questo abitino blu che ormai conoscete bene con il bath tape. Vabbè, già l'avete visto il video. Fantastico. Non so se è vicino. Siamo arrivati all'aeroporto di Malpensa. Abbiamo riconsegnato la macchina e adesso sono tipo le 7:30, noi abbiamo il volo alle 10, quindi non lo so. Credo che la giornata sarà mangiamo un panino schifoso qua, quindi non vedo l'ora di mangiare minestrone perché mi stanno spuntando un sacco di brufoli. È finito tutto, spero davvero di potervi dire subito di che cosa si tratta, qual è il motivo per cui sono venuta veramente qua a Milano. Abbiamo fatto un sacco di strada in pochissime ore, quindi ora ci rilassiamo un po' e torniamo a casa. Si conclude qui il vlog, io spero che vi sia piaciuto, questa veduta dall'alto è stupenda. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti che cosa ve ne pare di questo vlog e del lavoro, che cosa ne pensate. Io vi mando un bacio grande, vi ringrazio per averlo guardato e ci vediamo al prossimo video.